il turno infrasettimanale ti mette davanti a queste partite ravvicinate, però tocca a noi e tocca anche agli altri, quindi non c'è problema, insomma, si preparano le partite in questi pochi giorni. La Gianna aveva avuto più tempo per preparare la partita con noi. Io credo che la Gianna ha una sua dimensione di squadra, per cui a prescindere dall'avversario l'ha mantenuta abbastanza anche con noi. Ma non è una partita che ti dà la possibilità di testare, insomma, sono gli allenamenti quotidiani dove ti rendi conto che comunque abbiamo una rosa che ci permette di domenica in domenica di scegliere delle alternative valide, oppure più che alternative valide, a scegliere una formazione che dà ampie garanzie. Bruno sta ancora lavorando a parte, però è prossimo al rientro. No, dico prossimo al rientro, nel senso che comunque valutiamo sempre di giorno in giorno con lo staff medico, e senza prenderci rischi poi lo metteremo nelle condizioni di lavorare con la squadra. Sì, l'Albi è una squadra che io conosco bene, perché fino a marzo dell'anno scorso ero lì. E conosco buona parte dei giocatori che sono stati i miei giocatori, e probabilmente loro conoscono me, quindi sarà un incontro per me piacevole, ritrovare tanta gente con la quale ho vissuto una parentesi della mia carriera di allenatore molto bella, e giocare contro di loro sicuramente mi farà anche un certo effetto. Ho avuto un bel rapporto con tutti, quindi anche con i tifosi, che con me sono stati sempre molto carini. È sicuramente un piacere ritornare a giocare lì. Io credo che ci sia poco da coprire, nel senso, con la possibilità di vedere le partite dell'avversario, la possibilità di, con la conoscenza che c'è al giorno d'oggi attraverso le TV, i video, è difficile coprire le carte. Poi, volendo, uno può inventarsi qualcosa di nuovo ogni giorno, ma probabilmente inventandoti qualcosa di nuovo ogni giorno togli delle certezze alla tua squadra, quindi io credo che sarà una partita giocata a carte scoperte, e poi vediamo come andrà a finire. Però quello che mi interessa è, come al solito, arrivare con lo spirito giusto, con la voglia di con la consapevolezza che sarà una partita difficile, perché quando vai a giocare in Sardegna comunque non è mai semplice per tanti fattori. Però la consapevolezza di essere una squadra che ha intrapreso un cammino e che deve, con tanta volontà, provare a continuarlo. Questo è quello che mi interessa più di tutto. Poi in campo ci sono delle sfaccettature tecnico-tattiche che a volte condizionano o cambiano i risvolti di una partita, ma noi dobbiamo prepararci bene ad andare a fare una gara importante. Tra l'altro non iniziamo anche bene l'Olbia, insomma, Ha lì. iniziato molto bene, come ha finito molto bene il campionato l'anno scorso. Probabilmente hanno trovato un equilibrio interno, hanno un allenatore esperto che conosce bene l'ambiente, conosce probabilmente bene anche la categoria. In questo momento stanno esprimendo un buon calcio e facendo anche ottimi risultati. Alla fine, le ultime quattro partite hanno fatto tre vittorie e un pareggio, e poi per una concomitanza di risultati sono salvati, ma sono salvati bene, cioè, nel senso, vincendo tre delle ultime quattro partite, e da quella striscia di risultati sono ripartiti bene, perché loro hanno perso una sola partita con la Carrarese, che probabilmente non meritavano nemmeno di perdere. Una squadra Mi giovane. avevo messo una domanda, Vai. perché l'avevo detto, ma cioè il fatto di essere imbattuti, di aver preso solo 3 reti, che Sì. cosa significa? Ma significa che. Ma non significa nulla dopo cioè, tanto lo sapete, per assurdo, in due partite sarebbe meglio perderne una e vincerne un'altra piuttosto che pareggiarne due, a livello di punti. Quindi essere imbattuti ci può dare stima, autostima, consapevolezza, forza, però noi dobbiamo pensare di partita in partita, non a questo, insomma. Noi dobbiamo andare a fare il massimo e cercare di vincere la partita. Questo è l'obiettivo.